Maurizio Mestrinari, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle e appoggiato da Unione Popolare, quali saranno i vostri punti di discontinuità con l'amministrazione uscente? Noi puntiamo a un vero consumo di suolo zero e quindi rispetto per l'ambiente, poi un'attenzione alle fasce sociali più deboli e un vero cambio di passo sulla mobilità e sul trasporto pubblico. Ecco, e quali saranno invece i cavalli di battaglia della vostra campagna elettorale? Il cavallo di battaglia che fa da trade union a tutte queste voci che vi ho appena elencato sono, secondo noi, puntare fortemente sull'energia rinnovabile e sulle comunità energetiche, le quali ci permettono di migliorare l'ambiente per avere meno inquinamento e aiutare tutte le fasce sociali indistintamente per abbattere i costi in bolletta dei trevigiani. Possiamo farlo, l'amministrazione sarà capofila in progetti di comunità di energia in modo da combattere la povertà energetica e aiutare, ripeto, tutti i cittadini, tutte le famiglie trevigiane ad avere bollette più basse. Ecco, il Partito Comunista correrà da solo, come mai questa scelta di non allearvi? Allora, devo essere sincero, ci siamo confrontati per mesi, poi c'è stato un periodo in cui c'è stato un po' di silenzio da parte nostra e da parte loro, appunto, non siamo riusciti a trovare la quadra con la linea dettata anche giustamente dal partito principale da Roma, e quindi ci siamo ritrovati poi per una concomitanza ad andare separati, anche se fino a febbraio l'idea di poter andare assieme c'era. Ora io faccio gli auguri al candidato sindaco del Partito Comunista e comunque guardiamo ad essere noi l'alternanza che serve per Treviso all'attuale centrodestra.